Gaetano Bevere, buonasera a te, come stai? Tutto bene? Un po' stanco, presumo. Allora, Gaetano Bevere, alla luce di queste ultime news, dici qualcosa in più, dai, illuminaci. No, che devo illuminare? Devo illuminare che stiamo sul 46-47% a mai nero e il resto 53%. Quindi, se le liste di Santoro e quelle di Peruzzo dovessero convergere nel ballottaggio con Vivere, credo che okay. La battaglia ci sia una materiale da... Quindi sarà ancora una battaglia, non è finita qui? No, se gli altri due dovessero immaginare di fare un percorso con me, certo che non finisce qui. Ho capito. Qui. Perché poi la battaglia non è più tra i candidati che hanno tirato terribilmente sulle liste, ho capito. Vivere in maniera. So che è presto parlare di parentele, Gaetano, ma ci sì. È presto? Credo di sì, anche se i dati insomma, dovrebbero comportarci più sul sì che non viceversa, perché credo che per gli accordi che ho preso prima con la PL, la lista di Zecchini degli altri, insomma, avevano escluso, anzi cacciato fuori Santoro, quindi a questo punto non credo che questi abbiano tutto questo desiderio di confluire gli altri, di rimetterli in gioco. Quindi immagino, tra le altre cose, avendo avuto loro un successo così importante sulle liste di Sibilia, penso che non abbiano ragionevolmente nessun interesse a coinvolgerlo al ballottaggio. Poi tanto, uno parte dal 46-47% al primo turno, è decisamente molto più agevolato rispetto a chi parte dal 24%. Ho capito, Gaetano, diciamo sta cosa un po' fuori dal discorso proprio prettamente politico. Noi di Mediariano, con Cittadiniano, abbiamo seguito in modo più possibile preciso verso voi questa campagna. Come la trovi questo, come trovi questo connubio con gli amici di Mediariano, Cittadiniano, che si sono prodigati in questo lavoro? Avete fatto un lavoro utile, ovviamente. Gaetano, io ti lascio a un eventuale tuo riposo, un po' di tranquillità, e ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie ancora. Ciao.